Noi invece abbiamo più dubbi che certezze, dubbi che abbiamo sollevato anche in commissione, dubbi ai quali noi però non abbiamo ricevuto alcuna risposta. In compenso però ho avuto il piacere di leggere, piacere si fa per dire, sulla stampa una lunga invettiva del sindaco Conti contro la mia persona. Forse vale la pena ricordare in questa sede che, se qualcuno nel caso se lo fosse dimenticato, che è nostro compito vigilare sull'operato della Giunta, questo che piaccia o meno alla sindaca Conti. Detto questo, nella proposta di accordo si fa riferimento a una delibera di Giunta comunale che pare essere stata trasmessa dal Comune alla Regione. Allora io voglio capire, questa proposta di accordo è stata fatta tenendo conto di questa delibera di Giunta? Se sì, perché i documenti non ci sono stati dati? Parliamo di tre allegati, il master plan, il progetto preliminare di ampliamento delle scuole Jussi e la stima dei costi e le strategie di intervento. Noi questi documenti, nonostante ci siano stati promessi in commissione, non li abbiamo neanche visti. Quindi mi si chiede di dare un voto su un accordo che nessuno conosce, nei dettagli ovviamente, perché fanno parte integrante di questo documento sul quale noi ci dobbiamo esprimere. Detto questo, noi sulla riqualificazione delle scuole Jussi teoricamente potremmo anche essere a favore, perché come Movimento 5 Stelle sapete che 2 milioni di euro arriveranno dallo Stato grazie al nostro emendamento che ha permesso tramite l'8 per 1000 di, come dire, di stanziare questi soldi all'edilizia scolastica. Quindi con i nostri consiglieri comunali abbiamo permesso che ciò avvenisse e in linea teorica potremmo anche essere d'accordo, ma se non ci date i documenti come facciamo a votare una roba del genere? E la stessa cosa è accaduta in comune, si sono trovati in commissione a discutere di questo accordo senza avere i documenti, è una cosa secondo me inconcepibile. Poi ci sono le questioni di merito. Sulle questioni di merito c'è un punto per noi molto critico che è la questione della demolizione delle scuole Donini. Anche qui abbiamo chiesto se c'è un prospetto di costi e benefici. Io non lo so se vale la pena demolirla piuttosto che riqualificarla questa scuola. Mi viene detto che è una scuola antisismica, benissimo, ma non è mica la sola San Lazzaro antisismica. Ci sono le scuole primarie Pestani che sono messe nella stessa condizione. Allora mi viene anche da chiedermi qual è la priorità della Giunta, è fare un parco nuovo oppure mettere in sicurezza tutte le scuole del Comune? Anche questa per me è una criticità che io mi aspettavo francamente di avere delle risposte. Poi si parla appunto di quest'area che a seguito della demolizione dovrebbe venire destinata a edilizia residenziale o anche sociale, oppure anche sociale o residenziale, non si capisce come è scritto qua, l'avete scritto in due modi diversi, parlate di edilizia residenziale, sociale o anche residenziale e a pagina 9 parlate di interventi residenziali o anche di edilizia sociale, quindi secondo me non avete idea neanche voi di cosa volete fare in merito allo spazio che rimarrà libero. Poi volevo capire se nel comune di San Lazzaro hanno idea anche di quanti edifici sfitti ci sono. Una risposta, noi anche su questa cosa non l'abbiamo avuta. Mi si dice sui giornali che questo rimane alla trattativa privata, il comune non può saperlo. Non è vero, il comune se ha la volontà di farlo può fare un censimento come è già stato fatto anche in altri comuni dove hanno addirittura proposto degli sgravi fiscali per rimettere sul mercato questi edifici sfitti e il comune lo può fare. Allora stiamo parlando di un comune che ha affrontato la questione della colata di Idice, mi pare quantomeno assurdo che non sappiano neanche quanti edifici sfitti hanno. Poi però vado a fare una ricerca su internet e sempre relativamente alla colata di Idice leggo in una dichiarazione del sindaco in cui si parla di centinaia di alloggi sfitti e intere porzioni di città che potrebbero essere oggetto di interventi di riqualificazione. Bene, allora ci sono questi alloggi sfitti, allora perché dobbiamo andare a edificare un'altra volta ancora? C'è proprio bisogno? È un altro dubbio a cui non c'è stata data risposta. Io sono per riqualificare, però mi dovete dire se edificare nuovamente è utile oppure no. Anche a questa domanda non c'è stata data risposta.
Anche qui si parla di riqualificare un comparto, però ricordiamo che poi dall'altra parte rimangono le scuole di Vittorio e in mezzo tra le scuole Ius e le scuole di Vittorio facciamo questa piccola colata di cemento. Quando in questo documento si parla di intervento organico, omogeneo, anche qui vorrei avere dei chiarimenti. Io, tra l'altro, avrei voluto anche chiedere di tornare in commissione, però mi si dice che non ci sono i tempi. Quando la sindaca dice che noi dobbiamo studiare, 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 io vorrei studiare, torniamo in commissione, non lo posso fare perché non ci sono i tempi. Io ho come la netta impressione che la Regione abbia stanziato questi soldi e che sia stata la corsa all'accaparramento di questi soldi senza avere neanche bene un'idea di quello che si sarebbe andata a fare, perché non posso pensare che così lascio stare sull'analfabetismo urbanistico. Perché anche se avessi tre lauree, ripeto, io non sono in grado di giudicare questo documento perché mancano, come dicevamo prima, gli allegati. E tra l'altro mi viene anche detto che chi sostiene questa operazione, ovvero questo accordo, questa operazione innovativa sa amministrare. Ripeto, se non sappiamo quanti sono gli alloggi sfitti, però poi mi si dice che ci sono questi alloggi sfitti, allora mi viene da dire, Dio ce ne scampi e salvi da queste persone che pensano di saper amministrare e non sanno neanche quanti edifici sfitti ci sono nel proprio comune. Quindi io purtroppo non sono in grado di giudicare questo atto senza i documenti, senza avere delle risposte che poi successivamente ai nostri consiglieri comunali sono stati dati. Quindi loro in comune hanno fatto una valutazione che però io qui in Regione non posso fare perché risposte non ne abbiamo, documenti non ci sono stati dati e mi chiedo se questo è il modo di lavorare.